Bonjour ragazze, bonjour ragazzi, bonjour mia family, come state oggi? Io come potete vedere mi sono appena svegliata, anche questo video lo inizio dal lettone, i miei vlog, cioè i vlog che preferisco iniziano sempre con me nel lettone, che sto al calduccio, e me ne sto al calduccio ragazzi perché fuori c'è veramente un tempo da Halloween, cioè c'è un vento che io sento fischiare da qua e pioggia fortissima e questo sarà il meteo per tutta la giornata, quindi io non ho nessunissima intenzione di spostarmi da casa. Oggi lavoro a casa, rimango a casa anche perché domani devo svegliarmi presto e devo andare a fare il tampone perché appunto non appena hanno dato notizia in Italia del nuovo DPCM mi avete bombardata di messaggi, quindi cioè mi avete avvisata prima che potessero avvisarmi i miei genitori, i miei amici, quindi vi ringrazio perché poi mi sono subito documentata e siete stati preziosissimi, perché se non mi fossi documentata e non avessi prenotato subito sarebbe stato troppo tardi, perché io avevo già prenotato il volo dopo, cos'è, 4 giorni, quando hanno dato notizia del nuovo DPCM in Italia, il mio volo era tipo, è tra 4 giorni, cioè adesso 2. Quindi ho avuto esattamente il tempo per fare 1000 telefonate e prenotare lo stesso giorno, perché altrimenti non sarei riuscita, perché devi fare il tampone, poi devi aspettare il giorno dopo il risultato e poi il giorno dopo ancora puoi partire e non puoi neanche farlo con troppo anticipo in ogni caso, perché deve essere fatto al massimo 72 ore, non di più, prima della partenza, ovviamente. Quindi vi ringrazio perché mi avete avvisato veramente in tempo e grazie a voi sono riuscita a fare tutto, perché qui non è stato, ragazzi, non è stato per niente semplice. Allora, ho cercato inizialmente di fare il tampone tramite, insomma, l'ospedale, l'azienda sanitaria, eccetera, qui. Ma parlando con loro ho scoperto che te lo fanno soltanto se hai dei sintomi. Stavo quasi per fare 2 colpi di tosse, no, sto scherzando ovviamente, però e quindi niente. E quindi mi hanno detto, guarda, ci sono le cliniche private oppure KLM, perché poi mi sono informata. E appunto KLM, io volo con KLM che è la compagnia di bandiera olandese, fornisce la possibilità, ti dà la possibilità di fare il tampone direttamente in aeroporto, anche lì comunque 2 giorni prima della partenza, ma puoi farlo direttamente tramite loro in aeroporto. Quindi ho telefonato, ho detto sì, io ho un volo, insomma domenica devo fare il tampone prima di partire, eccetera, mi hanno detto no, guarda, siamo pieni, perché in realtà volevo prenotare online e non era possibile, quindi ho telefonato e mi hanno detto no, guarda, non puoi prenotare online perché siamo pieni. E io come faccio a partire? E le faccio, cioè, se fosse per voi, per KLM, praticamente voi mi date picche e quindi devo annullare il volo. Sostanzialmente lei mi fa sì, e hai il diritto di annullare il volo se noi non possiamo garantirti il tampone, e a titolo completamente gratuito, insomma non avrei, cioè non ci avrei rimesso nulla, cioè cancellando il mio volo, cioè non partendo, insomma. Però poi mi hanno dato il numero di un'altra clinica privata di Amsterdam, quindi domani devo andare ad Amsterdam, lì sono riuscita a prendere appuntamento e non solo, se fai il tampone la mattina il risultato ce l'hai il giorno stesso la sera, quindi vado domani mattina anche perché poi sono veramente agli sgoccioli perché poi devo partire. In realtà se non fosse per lavoro, perché ho tante cose da fare a Milano per lavoro, non ci andrei neanche in Italia in questo momento, se devo essere proprio sincera, per... Allora, ovviamente tra il pericolo di contrarre il virus, ma a parte questo anche tutta la scomodità del viaggiare, tutto, cioè non è esattamente il periodo migliore per viaggiare, questo si sa, anche perché è anche molto più costoso del solito, tra l'altro, perché in questo periodo può viaggiare veramente soltanto chi ha qualche soldino in più, cosa che appunto, ve lo dicevo, mi sembra, cioè non mi sembra giusta, non capisco perché cancellare le low cost, non sto parlando di me, ma sto parlando per tutti, cioè non capisco perché cancellare le low cost ma lasciare la compagnia di bandiera, non riesco, perché gli aerei sono grandi uguale, cioè ci sarà un motivo, però l'aereo grande uguale, il distanziamento è uguale, i filtri, quelli come si chiamano, HEPA, quelli filtri insomma igienici eccetera, per disinfettare l'aria eccetera, sono gli stessi, quindi non riesco a capire con quale criterio. Da quanto ho capito è perché KLM ha la precedenza, quindi se possono lasciare solo il 20% dei voli aperti saranno quelli della compagnia di bandiera, che alla fine ha anche senso, quindi penso che in Italia con Alitalia sia un po' la stessa cosa, però al contempo non capisco perché i voli, per esempio EasyJet Venezia, tutti cancellati, EasyJet Milano
Cioè, sono tutti ancora prenotabili e assolutamente vanno tranquillamente. Quindi non capisco perché questa cosa proprio con Venezia, ma come siamo messi di regione in regione in Italia, ragazzi, aggiornatemi un pochino su questo, perché io mi aggiorno, poi 3 giorni cambia tutto e sto seguendo la situazione qua e la situazione in Italia. Ragazzi, qua la situazione è abbastanza critica, capisco perché siamo in lista rossa un po' dappertutto, perché qui siamo a tipo 4, 6.500 casi al giorno in più, positivi o cose del genere, anche se non ho capito la gravità, che io spero sia meno rispetto al virus della stagione scorsa, però ovviamente non lo so. Infatti spero anche di vedere la mia amica, vabbè, non per questo, ma se riuscirò a vedere a Trieste la mia amica che è appunto infettivologa, le chiederò qualche informazione, qualche consiglio prezioso. Comunque ragazzi, anzi, poi posso darli anche a voi i consigli dell'infettivologa se vi interessano molto volentieri. E quindi sì, questo è un po' il recap, ragazzi. Negli ultimi 2 giorni sono impazzita per riuscire a trovare un posto che potesse farmi questo tampone. Preciso che io non ho nessun sintomo, assolutamente io sto benissimo. Quindi se mai cioè, dovessi essere positiva, sarà sicuramente, cioè, sono asintomatica, quindi penso di essere negativa, perché altrimenti, ragazzi, qui sto a dirvi che devo fare un sacco di cose a Milano per lavoro, eccetera, eccetera. Poi magari sono positiva e non vado da nessuna parte. Ma appunto, se non avessi un sacco di cose da fare a Milano, tra l'altro, una è anche collegata al mio progetto gigantesco, cui sto lavorando, e quindi sto cercando per il momento di non rimandare cose di lavoro perché può essere che dovrò rimandarle se la situazione si fa ancora più critica, quindi almeno questa volta scendo e appunto e faccio insomma tutte queste cosine di lavoro. E ragazzi, adesso direi che basta poltrire, devo andare. Adesso facciamo la doccia, facciamo un po' di skincare e oggi veramente copertina, cioccolata calda, Netflix, relax più totale con i gattoni. Ovviamente lavoreremo anche al computer, però veramente chill perché il tempo, vi faccio vedere, è questo. Non so se riuscite a capire che c'è un vento fortissimo da come si muovono i rami, eccetera. Comunque, ha smesso di piovere da 2 secondi, ma dal cielo, da quanto mi sembra di capire, pioverà ancora. Fatto la doccia, ragazzi, tra l'altro sono molto contenta perché oggi finalmente mi arrivano le tende. Ho fatto un bell'ordine all'IKEA ed ho preso alla fine le tende, quelle completamente oscuranti, così non verrò più svegliata dalla luce la mattina, che è fantastico, non avrò più gli occhi gonfi. E alla fine le ho prese grigie, dello stesso colore dei tappetini e del letto, quindi appunto oggi avremo le tende e poi penso che risistemerò completamente la stanza, perché con le tende non voglio avere i comodini, il comodino troppo vicino alla finestra, appunto perché la tenda, lo vedete, ci sono già i gancetti e appunto la tenda verrà qui, quindi andrebbe proprio sopra il comodino, quindi ho sposto tutto più verso destra, che però non mi fa impazzire come idea. Penso più che altro che rivoluzionerò completamente questa stanza e per questo non ho ancora appeso dei quadri e non ho finito, perché voglio mettere poi il letto probabilmente qui su questa parete, quindi qui al centro con i 2 comodini. Anzi, penso di metterlo ancora un pochino più, no, no, penso di metterlo al centro, tipo comodino qua, letto, comodino qua, e questo comò, se ci starà, penso di metterlo qui. Quindi vediamo, vediamo come staranno. Oggi faremo un po' di cambiamenti qui nella camera da letto. Ah, ragazzi, volevo farvi vedere che ho messo anche queste piccole zucchine di Halloween qui sui gradini e incredibilmente, e dall'altro ieri, incredibilmente i gatti non le toccano. Cioè, che cosa ne dite? Secondo me sono carine. Sarebbe bello averle lungo tutte le scale, no? Però qui sono molto carine. Cosa c'è, gatto Denver? Cosa c'è, gatto Denver? Io lo so che tu vuoi uscire, gatto Denver, ma quando diluvia non vi faccio uscire. Cioè, ragazzi, guardate che roba. Non penso sia proprio il caso. Gatto Denver? Se smette di piovere ti faccio fare il giretto. Promesso, promesso. Guarda che brava gatta Stellina che ha capito che quando piove non esce. Guarda che brava gatta Stellina. E brava gatta Stellina, tu un po' meno. Tu un po' meno. Amore mio, sei bellissimo. Guarda la pancia, guarda la pancia. Lo vedete dimagrito, ragazzi? Ditemi onestamente. Lo vedete dimagrito gatto Denver? Dopo 5 giorni di dieta? Ditele di sì, vi prego, così non sto più a dieta. E
E qui c'è Gatta Stellina, ditemi se vedete dimagrita anche Gatta Stelline. Scoiatola, già prima mi odiava e mi tollerava a malapena, figuratevi adesso che l'ho messa a dieta. Sì, annusami, che si sa mai che non sono veramente io. Brava, brava Gatta Stellina, brava Gatta Stellina. Sonnellino, sonnellino Gatta Stellina. Per colazione farò questo yogurt che appunto è il sostituto dello yogurt della versione vegana, però è molto molto buono, a base di soia e molto cremoso. E poi vicino ovviamente un po' di frutta, mangerò un po' di mirtilli, bacche blu e un po' di lamponi. Ok, ho lavato e aggiunto la frutta, adesso aggiungiamo anche il muesli. Voilà, colazione super veloce, super sana, pronta. Ok ragazzi, buon appetito a me. Ta-da! Sono sempre molto fiera delle mie colazioni, devo dire, secondo me il pasto che mi riesce meglio è proprio la colazione. Comunque, volevo ringraziarvi perché ho ricevuto tanti 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 consigli riguardo ai miei capelli. Vi avevo chiesto cosa mi consigliate di fare, quale taglio mi consigliate di fare. E in tantissimi mi avete consigliato appunto un taglio più o meno di questa lunghezza, quindi lunghezza clavicole, giusto? Non scalato, quindi non scalato senza layers, praticamente non con strati, e mi avete anche sconsigliato di farlo più corto dietro e un pochino più lungo davanti. Mi avete consigliato di farlo piuttosto dritto, pari. Quindi penso, devo ancora chiedere consiglio ovviamente al mio parrucchiere di fiducia Goran, però penso che questo sarà il taglio che farò. Non ho ancora deciso però per quanto riguarda il colore, perché magari non farò un colore su tutto, cioè su tutta la testa, però forse, forse qualcosina ho in mente come al solito io con le mie idee pazze. Penso di aver veramente ormai già realizzato tutte le cose possibili e immaginabili con rosa, perché li ho fatti rosa chiaro, rosa scuro, rosa medio, rose gold, fucsia. Ho fatto solo le punte rosa, poi ho fatto choker rosa, cioè insomma, le ho già pensate tutte, quindi dovrei inventarmi qualcosa di nuovo. Anche mi piacciono tantissimo i colori pastello, però non so se riuscirei a vedermi con i capelli pastello o con ciò che pastello. Però se avete qualche idea, qualche nuova cosina che avete visto, qualche nuovo trend, così consigliatemi. Io ho visto già in realtà qualche idea su ciò che colorate così, che mi è piaciuta moltissimo, quindi sono un po' in work in progress, però il taglio penso quasi sicuramente. Ma sono a fuoco, ragazzi. Questa videocamera veramente. Penso che questo appunto più o meno sarà il taglio che farò, però il colore vedremo. Adesso finisco la colazione, ragazzi, e poi inizio a mettermi a pianificare bene il mio viaggio, perché il viaggio in Italia è un viaggio praticamente esclusivamente di lavoro, a parte che riesco a stare 2 giorni a Trieste e fare un paio di cose lì, che comunque sono cose che devo fare, casa, cose, eccetera. E poi a Milano ho veramente, cioè, tutto il tempo che sono a Milano e deve essere pianificato bene, meeting dopo meeting, con tutte le cose che devo fare. Quindi devo un attimino organizzare bene il viaggio, che già è organizzato, ma devo tutto segnargli bene in agenda e calcolare bene i tempi. E dopodiché invece mi metterò, devo fare un paio di modifiche al montaggio, perché è vero che ho un editor, ragazzi, ve ne avevo parlato, però comunque il montaggio finale, le ultime cosine, cioè comunque io guardo e vedo e controllo, ok? Quindi poi mi metto anche appunto a controllare il video di ieri, che ultimamente spero non sarà in ritardo oggi, perché ultimamente YouTube, cioè io i video li carico tipo in 15 minuti, 10 minuti, perché ho una linea qui molto veloce, e poi YouTube ci mette 2 ore a fare il processing del video. Non mi ricordo mai come si dice in italiano, quindi non so, ultimamente ho fatto qualche ritardo e non sono stata tanto puntuale alle 17:30, però vi giuro che non era colpa mia, perché di solito YouTube non ci metteva mai così tanto, quindi non so se ci sono altri YouTuber che lamentano questa cosa o sta succedendo solo a me, o se è una cosa che ha a che fare con il territorio in cui mi trovo, perché
Secondo me succede un po' di più da quando sono qui in Olanda, ma non ne sono certa. Intanto ragazzi, voglio spacchettare con voi un pacchetto molto importante che mi è arrivato da Hello Body, ma è un pacchetto molto molto speciale per un progetto speciale a cui tengo moltissimo ragazzi, quindi vi appoggio un attimo qui, state fermi, non vi muovete, come al solito i miei tre piedi così di emergenza sono sempre poco stabili. Quindi ragazzi, allora vediamo che cosa c'è in questo pacchetto appunto di Hello Body. Potete già vedere che si tratta di un pacchetto speciale, perché i pacchetti Hello Body di solito sono tutti rosa, ma questo ha, vedete, disegnati tantissimi tipi di seno diversi, diverse forme e adesso capirete perché. È un'iniziativa a cui tengo particolarmente e ci sono tutti i best seller del brand Hello Body. Scopriamoli assieme, anche se sicuramente già li conoscete perché sono tutto prodotti che adoro, ma questi hanno appunto un nuovo packaging speciale, lo vedete appunto con le forme dei diversi seni disegnate appunto sulle confezioni, sono tutte di questo bellissimo colore rosa. La campagna si chiama appunto Love Your Boobs e vuole incoraggiare le donne di tutto il mondo a costruire un rapporto sano con il proprio seno, indipendentemente appunto dalla sua forma, dalla grandezza, e quindi penso sia un messaggio molto importante, ma non solo. Correlato con questo tema naturalmente c'è anche il fatto che ad una donna su 8, e non pensavo fosse così tanto, ma ad una donna su 8 viene diagnosticato un cancro al seno. Per questo appunto Hello Body vuole donare parte del ricavato di questa collezione speciale Love Your Boobs appunto alla ricerca contro il tumore al seno, ed in particolare all'associazione Comen, che è un'associazione in prima linea per la lotta contro il tumore al seno, sensibilizzando con attività di volontariato sull'importanza della prevenzione, investendo in innovazione e formazione. Ho letto perché voglio essere specifica e farvi sapere esattamente le cose, quindi per questo tengo particolarmente ragazzi a questa collezione, e come vi dico sempre, se volete fare degli acquisti, il momento giusto è sempre quando ci sono queste iniziative benefiche, perché parte del ricavato appunto non va tutto il ricavato all'azienda, ma parte del ricavato va ad associazioni benefiche ragazzi, e questo secondo me è molto importante. Quindi adesso vediamo assieme i prodottini e poi vi dico anche il mio codice sconto, che naturalmente ho anche questa volta per voi. E come potete vedere in questo flyer non ci sono soltanto appunto le informazioni sulla collezione, ma c'è un vero e proprio opuscolo che spiega come fare l'autopalpazione, che è molto molto importante. Ragazze che mi state ascoltando, mi raccomando, non decisamente, non soltanto tramite Hello Body naturalmente, l'importante è farla, e quindi appunto su questo opuscolo è molto molto bello secondo me il fatto che si siano impegnati ad aiutare in questo le donne. E adesso appunto vediamo quali sono i prodotti che praticamente quasi tutti, anzi sì, tutti tranne uno, già li conosciamo. Allora, la prima è la Coco Wow, che ho usato già mille volte, la conoscete sicuramente, già ce l'ho, ma appunto questi sono prodotti con pack speciale, particolare, e questa è la Coco Wow, e la maschera opacizzante all'argilla rosa, però è molto molto delicata. Le maschere all'argilla non sempre sono delicate, questa è molto delicata, non secca la pelle ma toglie l'effetto unto, che è il compromesso perfetto. Poi abbiamo, ecco, questo è l'unico prodotto ragazzi che io non conoscevo, ed è sempre una maschera per il viso, questa però con argilla e carbone, e l'ho aperta poco fa, vi faccio vedere se riesco ad aprirla con una mano. Eccola qua, il colore è veramente molto molto particolare ragazzi, è quasi un duochrome, e sono molto curiosa di utilizzarla, è sicuramente appunto formulata per pelli miste grasse. Wow, sì, la descrivono come una maschera viso scintillante proprio perché ha tutte queste perlescenze veramente molto molto piccoline, micro perlescenze, ed è appunto al carbone attivo e argilla purificante, quindi assolutamente riequilibria e lenisce la pelle, quindi molto interessante assolutamente questo prodotto, che è l'unico che non ho mai provato, gli altri li adoro tutti, la Coco Fresh
quante ne avrò usate di queste negli anni, tipo 10. Insomma, questa è la Cleansing Foam, è una schiuma detergente per il viso, molto molto delicata, è un profumo di cocco che è la fine del mondo, ma tutti i prodotti Hello Body sono formulati con ingredienti naturali, quindi hanno sempre un profumo molto molto buono. E poi sono anche completamente vegani, tra l'altro è cruelty free. Poi c'è Coco Soft, che è la Night Face Cream. Questa è una crema leggera per la notte, quindi non va ad appesantire la pelle e non crea brufoli, che alcune creme sono troppo pesanti e possono appunto andare ad occludere i pori, specialmente tendere a lanciare fuori brufoli se avete la pelle appunto sensibile. E poi abbiamo la Coco Day, anche questa la conosciamo tutti, c'è solo il packaging che è diverso, è la Daily Face Cream, appunto una crema da giorno leggera. E poi abbiamo il Pink Body Scrub, il Coco Glam, che è uno scrub per il corpo che io uso nella doccia. Lo sapete che io ho la fissazione, letteralmente ho la fissa per le profumazioni dei prodotti, ragazzi, ma non quelle chimiche, quelle naturali, ok? E questo ha un profumo che, cioè, io non so descrivervelo, è paradisiaco, è proprio una coccola, ti migliora l'umore, questo cocco, questa vaniglia, non so, nemmeno, onestamente, non ho nemmeno guardato, sì, decisamente cocco, poi abbiamo olio di jojoba, sì, assolutamente, c'è questo profumo di cocco che, cioè, per me è uno dei profumi migliori nella skincare, che apprezzo di più proprio quando ci sono prodotti naturali, tipo l'olio di cocco, qualche burro particolare che dà questo profumo fantastico, però è naturale. E poi ultimo, ma decisamente non per importanza, c'è il Coco Milk, che è una lozione idratante per il corpo. Si assorbe molto in fretta e leggera, non è troppo pesante, non dà fastidio se dobbiamo vestirci subito. Quindi questo, ragazzi, è il pack, appunto, è la box speciale che io davvero vi invito ad acquistare se volete provare i prodotti Hello Body. Questo ragazzi è il momento per farlo, perché il ricavato va per una buona causa che interessa a tutte noi. E volevo farvi vedere anche che, oltre a tutti questi prodotti, nel set ci sarà anche una borsetta in tessuto raffigurante appunto tutte le forme di seno che io non ho ricevuto, ma che è assolutamente inclusa appunto nel set. E visto che io ho un codice sconto del 50%, ragazzi, che vi fa pagare questo kit la metà, non avete scuse per non acquistarlo. Il mio codice è KISSPINK, come sempre lo vedrete in sovraimpressione, KISSPINK, e appunto con una spesa minima di 79 euro, che però poi si dimezza, ok, avete il 50% di sconto su tutto. In realtà non solo su questo set, su tutto, però ragazzi, questo secondo me è il set da acquistare in questo momento, perché ovviamente è edizione limitata e non potremo poi appunto acquistarlo per sempre. Potete usare sempre lo stesso codice KISSPINK anche per avere il 40% di sconto se spendete almeno 39 euro di spesa. Arrivati diversi pacchetti, tra cui quello dell'IKEA, che in realtà pensavo di aver ordinato più roba, ragazzi. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso. Niente di interessantissimo in realtà. Semplicemente le due... Oh, sono pesantissime. Semplicemente le due tende, che sono queste qua. My Ghoul. Cosa c'è? E sono appunto due 300 centimetri di altezza per 145 di larghezza. Ma che cosa c'è tu? Mm? Hai fame? Lo so che è quasi ora di cena, lo so che è quasi ora della pappa, lo so, lo so, lo so. Comunque, ragazzi, appunto, ho preso queste e poi, che confido mi faranno dormire bene stanotte. Poi ho preso due padelle, perché mi avete detto tutti che le mie padelle avevano tutti quei graffi, eccetera, che è cancerogeno, che non va bene, quindi le ho cambiate, vi ho ascoltati, avevate ragione comunque, quindi ne ho prese due, una un pochino più piccolina e una un pochino più grande. Questa è da 24 cm e l'altra da 28. E poi ho preso, allora, una pentola, perché le mie pentole erano completamente distrutte, avevano tutti i segni, le macchie del calcare. E poi ne ho presa anche una un pochino più grande, questa è da 5 litri
e l'altra da 2,8 litri. E poi ho preso questi, ragazzi, che sono, allora, se volete dei ganci a ventosa che resistano davvero, ragazzi, dovete prendere questi Tisken dell'IKEA. Ragazzi, io ci appendo l'accappatoio bagnato, pesantissimo, e resistono, cioè sono incredibili. Veramente, sono un po' bruttini perché sono così grandi, però ragazzi, questi veramente non si staccano, cioè la ventosa è veramente una ventosa decente, gli altri si staccano tutti. Quindi questo è quanto, adesso devo assolutamente, sono troppo contenta, vado ad appendere le tende e poi volevo ancora vedere che cosa c'è qui, perché mi sa, sì, sono loro, ragazzi. Ho preso queste lucine, ragazzi, per Halloween, con tutte queste zucche, che carine, e le metterò nel background dei miei video nel mio studio, così appunto abbiamo le lucine a tema Halloween e facciamo uno sfondo a tema Halloween. E poi voglio fare anche a tema Natale, ovviamente, più avanti, però intanto ho preso queste che mi sembrano veramente veramente belle. Poi sono molto felice perché mi sono arrivate anche diverse cosine, come potete vedere, da Daniel Wellington, ragazzi. Non vi anticiperò nulla, ma sono molto molto contenta di questo pacchetto. E poi, ah beh, questo non è niente di che, ho semplicemente ordinato, è gigantesco, non è niente di che, ho semplicemente ordinato una nuova cornice, vi faccio vedere, per questo quadro con la Torre Eiffel, perché era caduto e la cornice appunto si è rotta. Vedete che qui sotto manca il bordo nero, per questo l'avevo semplicemente appoggiato qui, quindi ci rimetterò una cornice nuova e poi cercherò di nuovo di appenderlo con appunto quegli appendini a sticker, ne metterò 10.000 sperando che resistano. Questi comunque, ragazzi, sono i video che io mando a Neil su WhatsApp. Perché gli manca gatta stellina. Ciao a papina. Ok, ragazzi, ho completamente stravolto appunto i mobili della camera da letto. Come vi dicevo, ho spostato sia il letto che i comodini che prima stavano da quest'altra parte, su quest'altra parete. Ho tolto anche i quadri e appunto prima i comodini erano qui con il letto, e ho cambiato, solo non sono tanto sicura perché comunque il comò è vicino ai comodini. Non lo so adesso, però proviamo ad appendere le tende, che devo dire sono molto simili come colore al tappetino, che in videocamera sembra marrone, ma non lo è per niente, e un pochino più scure rispetto al letto, però non mi dispiace. Comunque sono grigie e perlomeno dovrebbero, perché bianche alla fine non le ho trovate, però perlomeno dovrebbero bloccare la luce completamente. E quelle che ho preso, se non si vedeva prima, sì, appunto, questo è il nome impronunciabile. Spero con questo puff di riuscire a salire e mettere le tende, perché non so se ci riesco, perché non ho la scala, ragazzi. Aiuto, vediamo. No, vabbè, ragazzi, io non ci posso credere, cioè vi giuro, sparatemi, non ci posso credere, non mi hanno mandato i gancetti per poter appendere la tenda. Ero convinta che fossero sulla tenda e invece non ci sono, e probabilmente mi sono sbagliata io in realtà, quindi sicuramente avrei dovuto ordinarli a parte e non li ho ordinati. Ma tutte le tende che avevo preso in passato però non erano dell'IKEA, avevano i gancetti, e queste no. Quindi niente, ragazzi, neanche oggi, purtroppo anche domani mattina verrò svegliata dalla luce, quindi non è proprio destino che io riesca ad appendere ste tende. Ma domani cascasse il mondo, vado da Gamma, che è una specie di negozio come Brico da noi, vado da Gamma e le compro, cioè, e li compro, perché io non voglio più passare neanche un'altra, ero così contenta che oggi finalmente avrei risolto questo problema, invece no. Sì? Sfamiamo i gatti qui, ragazzi, che questi chiamano la protezione animali tra poco, perché si vede che siete proprio denutriti. Sì, anche tu, sì, sei proprio denutrita, cioè proprio si vede che non mangiate da secoli. Guarda la ciccia qua, guarda la ciccia. Ok, ragazzi, allora, stasera abbiamo sul menù pollo con formaggio, sempre dell'Almo Nature. Arrivo, ragazzi, arrivo. Sì, sì, mezza scatoletta per chiunque inizi e l'altra metà scatoletta. Gatta stellina, vieni di qua, dai. Ma perché fate sempre così? Ok, vieni qua, gatta stellina, è qua, è qua. Ok,
e i gattoni sono a posto. E adesso silenzio in casa, come sempre quando mangiano c'è questo silenzio, questa pace, un'oasi veramente di pace. Nel frattempo qui ragazzi, anzi non voglio farvi vedere troppo, nel frattempo qui ragazzi un sacco di cosine per il nuovo video che voglio fare, in cui mangio, ve lo anticipo, 24 ore solo cibo di Halloween. Però penso che le porterò tutte in Italia e lo registrerò in Italia. E nel frattempo invece queste ve le faccio vedere perché le ho già quasi finite e non penso che faranno parte del video, onestamente, perché ne ho lasciate tipo 4. Ma io, cioè, cosa ci posso fare? Io adoro le caramelle gommose, specialmente quelle super frizzanti, super acidose alla Coca-Cola. Per cena invece, assolutamente non healthy, però visto che ho trovato questi mac and cheese tipici degli Stati Uniti, addirittura del Wisconsin, voglio assolutamente provarli oggi. Lo so che non sarà un cibo super sano, nello scorso video dicevo cibo sano e oggi mac and cheese, però voglio provarli, sono curiosa. Praticamente non si tratta che di pasta assolutamente normale e questa bustina con il cheese. Gli americani mangiano veramente in un modo strano. Comunque, la preparazione è anche un po' strana perché dobbiamo bollire 2 litri d'acqua, poi versarci la pasta, bollire, cioè lasciare la pasta appunto che si cuoce per 7-10 minuti, scolarla e poi aggiungere 4 cucchiaini di burro, 4 cucchiai di burro. Come fanno a misurarlo in cucchiai? 4 cucchiai, forse perché hanno quello tipo liquido, 4 cucchiai di latte e questa salsina qui. Ma vediamo come viene, ragazzi. Mi fa troppo ridere che abbiano scritto di mettere a bollire esattamente 2 litri d'acqua, che in realtà, cioè, per fare la pasta puoi mettere quanta acqua vuoi, ma vabbè. Comunque volevo anche farvi vedere, ragazzi, guardate che carino questo set di utensili per la cucina, tutto rosa. Adoro, e sa che l'ho preso su Amazon anche questo, sì, troppo bello, così ci impegneremo nei come non cucinare con Nicole e abbiamo tutte le cosine rosa. Che in realtà, ragazzi, ho anche in mente di fare degli altri video sempre di cucina, collegati alla cucina, però una tipologia che non ho mai fatto fino adesso, però non vi svelo, questo non ve lo svelo, vedrete prossimamente. Ah, poi ragazzi, questi non ve li ho ancora fatti vedere, ho preso questi altri quadretti che mi piacciono molto. Allora, questo dice all you have is now, e now è il mio tatuaggio, lo sapete. E poi c'è anche questo di Prada, insomma, che ho anche il poster più grande di questo, ma non ho la cornice. E questi pensavo di metterli qui da qualche parte, vicino alla Torre Eiffel, oppure qui vicino allo specchio che non riuscirò mai ad appendere, non lo so. Vedremo, però li ho presi proprio qui per il soggiorno, perché come tema siamo sempre bianco e nero e rosa e grigio, quindi grigio e rosa, diciamo, oltre al appunto al bianco e il nero e i colori neutri. Queste sono un po' le tonalità. Guardate il gatto Denver. Cosa fai, gatto Denver? La sera iniziano ad essere pazzi i gatti. Gatto Denver. Amore mio, sei sempre dolcissimo, tu mi dai baci. Aia, ma gatto, ma gatto never, ho appena detto che sei sempre dolcissimo. Ma gatto never, ma gatto never. Come vedete non c'è più manco una piuma, quasi, perché se le mangiate tutte lui. Dai gatto Denver, consumiamo 2 calorie, dai gatto Denver, dai gatto Denver, consuma 2 calorie, guarda che pancia che hai, io adoro, io ho la pancia dei gatti, e là, gatto Denver, è sopra di te gatto Denver, io adoro la pancia dei gatti, oh, la pancia dei gatti tutta morbida, soffice, e qui gatto Denver, che rimbambito che sei, sei rimbambito? Sei un gattino un poco rimbambito? un pochino rimbambito. Piru piru. Ok ragazzi, questo è il risultato dei nostri mac and cheese all'americana. Il profumino non è niente male, quindi buon appetito. Impiattiamo e buon appetito. Ragazzi, i mac and cheese erano buoni, però se cucino io viene meglio, tanto per dirla tutta, quindi mia family. Io vi saluterò adesso, in realtà, anche se è un pochino presto, però dovrò andare a dormire presto oggi, che è una cosa che... È la cosa peggiore per me è svegliarmi presto la mattina, e
È proprio una cosa che non riesco a concepire, cioè io piuttosto lavoro tutta la notte che stare sveglia la mattina, quindi devo andare a dormire presto, chissà se riuscirò ad addormentarmi presto, dubito, e poi domani appunto vado a fare questo tampone, ragazzi, quando voi vedrete questo video il tampone l'avrò già fatto, ma non saprò ancora l'esito, però l'avrò già fatto, quindi ditemi se l'avete già fatto, se fa male o non fa male e... Oddio, adesso mi sta venendo un po' il dubbio se magari è molto fastidioso, perché ho sentito che è molto fastidiosa come cosa. E poi, ragazzi, fatemi sapere com'è il tempo, come sono le temperature in Italia, perché qui fa freddissimo, ma ho sentito che tipo ieri a Milano c'erano temperature estive, quindi non so cosa portare con me in valigia, perché qui ormai è inverno praticamente, se non... vogliamo dire autunno inoltrato, dai, proprio per essere buoni. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi, noi ci vediamo comunque lunedì con un nuovo video, io sarò in Italia, se tutto va bene, incrociamo le dita, queste incertezze. Bacio grandissimo, venite qua che come al solito voglio abbracciarvi fortissimissimissimissimo. E quindi a lunedì, mia family, bacio grande e sarò presto presto in Italia più vicina a voi. Ciao!